1-0! Io avevo 15 anni e vivevo in oratorio, ero lì tutti i giorni, tutto il giorno, la mia ragazza era dell'oratorio, i miei migliori amici erano tutti dell'oratorio. Cantavo in chiesa, ero un boy scout, facevo tutto quello che si può fare, era tutto il mio servizio, era dato alla chiesa. E lui è stato condannato in primo grado nel settembre scorso a 6 anni e 4 mesi, che per l'Italia sono una sentenza storica. Ho quasi dimenticato tutto, mi ricordavo solo vagamente di abusi, ma non dello stupro, perché mi ha stuprato tra l'altro in confessionale e più di una volta. A me mi ha distrutto la vita. Al sicuro, devono essere, io sono stato a scuola, chiunque può essere stato a scuola, ma stiamo scherzando, ci vuole giusto. Se oltre alle parole dure arrivano anche i fatti veri, i fatti concreti, sì, per il momento purtroppo Papa Francesco si è solo limitato a dire delle grosse parti, fare delle grandi dichiarazioni, ma di concreto non ha fatto nulla, perché non ho ancora visto Papa Francesco denunciare alla polizia un prete pedofilo o un vescovo che ha coperto. Sono certo che ci siano troppe altre vittime in giro, troppi altri sopravvissuti. Molti non trovano il coraggio di parlare. La maggior parte delle persone qua ci ha messo magari 30 anni prima di poter raccontarsi cos'era successo, capire cos'era successo da solo. Io ho bisogno che queste persone trovino la forza di denunciare. C'è un problema di base che tutta la Chiesa, purtroppo, visto che questo andazzo dura da decenni, ormai è un'istituzione corrotta e quindi le cose non possono cambiare da un giorno all'altro. Certo, poi ben vengano questi summit, ben venga quello che succede oggi, tutta la stampa che c'è, perché se ne parla e perché probabilmente le cose si muovono, no? Cominciano a muoversi, ma non è che mi aspetto che dall'oggi al domani questa situazione sia risolta. Chiamo! Un matira! Tu rifatti! Vai, vai, tacchi, chi, chi, no! Oh, cammate, cammate! Cora, cora! Cammate, cammate! Cora, cora!